Parcheggiamo sulla strada verso il Colle dell'Agnello, in corrispondenza del tornante alle Grange del Rio. Una palina indica il sentiero U18 verso il passo Losetta. Ci inoltriamo con moderata pendenza sulla destra orografica del Vallone di Sustra. Dopo circa 20 minuti di cammino si apre un ampio pianoro costellato da splendide fioriture. Siamo già inoltrati nel Vallone di Sustra, come vedete, e oggi siamo insieme a dei fenomenali alpinisti che sono veramente molto bravi, li presento. Ecco a voi Monica, Gianni, è un grande ritorno oggi l'immancabile Luca. Grazie Luca di essere con noi e ci vediamo in punta alla Losetta. Magari anche prima. Superiamo con un guado il torrente Sustra e ci dirigiamo a fondo del pianoro. Qui il vallone si stringe e la pendenza si inasprisce nuovamente. Si guada nuovamente il Sustra, procedendo verso la parte superiore del vallone. Come vedete siamo usciti da questa parte stretta del vallone, siamo spuntati nel vallone superiore di Sustra in cui c'è un'esplosione di colori e di fiori molto belli. Monica, voto da 1 a 10 agli stambecchi. 10 e lode, 11. Giungiamo alla testata del vallone in compagnia di una numerosa mandria di stambecchi. Come avete visto fin qui nessun problema, ora alle mie spalle comincia un nevaio che ci porta fino al Colle della Losetta. La neve ancora presente sotto il passo della Losetta è ben assestata e percorribile senza utilizzo di attrezzature particolari. Con un minimo di prudenza procediamo quindi verso il passo della Losetta. Ora il percorso, come vedete, procede alle mie spalle su cresta regolare fino alla punta Losetta. Si risale alla sinistra del colle su un facile costone. I nevai ancora presenti in cresta non creano particolari difficoltà. Apprezziamo invece la maestosa visuale sulla parete ovest del Monviso e sui suoi vicini satelliti. Siamo giunti a questo cippo che segna l'antecima del Monte Losetta, quindi ultimo strappo e ci siamo. Dalla punta possiamo ammirare un panorama che spazia dal già citato Monviso alle cime confinanti con la Valle Po, fino al vallone Guil, già in territorio francese. Siamo insieme a Monica in discesa dalla Losetta. Ciao. Ecco qua. Aspetta che mi devo abbassare un po', sennò sì, scusa. Noi nani. Allora, praticamente vi spiego cosa stiamo per fare. Oggi faremo un giro semi-anello, l'ho chiamato così, l'ho battezzato io. Non so se il termine è giusto, comunque praticamente, visto che la punta Losetta sta tra due valloni, il vallone di Sustra e il vallone di Vallanta, noi siamo saliti dal Sustra e scendiamo dal Vallanta, quindi raggiungeremo il famosissimo rifugio Vallanta con il lago della Bialera Funsa e poi giù fino a Castello. Ovviamente questo giro è fattibile solo se si hanno due macchine, ma noi eravamo attrezzati. Tornati al passo Losetta, il sentiero U13 ci conduce nel vallone di Vallanta. Ammiriamo alcune casermette che preludono ad una discesa a stretti tornanti. Alle mie spalle si vede in lontananza il rifugio Vallanta,
Oggi non lo raggiungeremo, tanto è chiuso. Comunque è una meta sempre molto frequentata, soprattutto in estate, sicuramente merita. La mulattiera è comoda e facilmente percorribile e il paesaggio veramente paradisiaco. Avete visto alle nostre spalle le Grange del Rio? Sono le seconde abitazioni, baite, abitazioni è una parola grossa, che incontriamo oggi sul percorso e si chiamano così, è facile da intuire perché sorgono vicino ai relativi torrenti, quelle che abbiamo visto stamattina vicino al Sustra e ora queste vicino al Vallanta. Dopo le Grange il sentiero si inoltra nel bosco fino a sfociare nella valle principale in corrispondenza della borgata Castello. Stiamo rientrando fino alla frazione di Castello, abbiamo gli ultimi minuti di camminata. E una piccola recensione su questo percorso. Innanzitutto, come vi ho detto prima, un percorso che va fatto disponendo di due macchine e si lascia una macchina a Castello e poi si va fino alle Grange del Rio e poi da lì si parte con il vallone di Sustra. Una gita senza difficoltà tecnica sicuramente, abbiamo affrontato alcuni nevai che comunque penso che tra un paio di settimane se ne andranno via, ma nulla assolutamente di problematico. Sicuramente magari in discesa danno ancora qualche problema, però basta un po' di prudenza e si fa tutto. I valloni di Sustra e di Vallanta sono bellissimi, completamente fioriti in questo periodo, quindi vale sicuramente la pena fare questa gita, sicuramente appunto per questo motivo qua, ma anche per il grandioso panorama sul Monviso. Un ringraziamento a tutti voi che avete guardato questo video, come sempre vi invito a lasciare un like, un commento se volete e iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime uscite. Alla prossima, ciao! Ti è piaciuto questo video? Fammelo sapere nei commenti, metti un like e iscriviti al canale e non dimenticarti di seguirmi sui social.